Amici di PMG Sport Futsal, un buon pomeriggio dal Palacconi di Cagliari. Tra pochi minuti, tra pochi istanti, lo scontro salvezza, il delicatissimo scontro salvezza tra Futsal Femminile Cagliari e il Pelletteria. Tutto ok, si parte con il pallone giocato da Marchese per prova ad andare direttamente in porta. Ci sarà uno schema. Ma Nayara la tiene lì, Pucci, la palla che poi rischia di entrare in porta. Questo passaggio orizzontale, poi subito Cucu alla conclusione dalla distanza. Prova a partire la portoghese, palla al piede, prova anche a lottare su quel pallone, alla fine una palla persa, Gasparini a risolvere la possibile transizione. Pelletteria diventa transizione FFC con il gol di Bruna Marcon sull'assist di Claudia Cucu a 12:20 dall'intervallo. Si sblocca la partita con il gol del vantaggio firmato da Bruna Marcon. Non è al centro, prova a ripartire l'FFC, Vargiu con la suola se ne va, la tiene in campo Vargiu, prova ad andare da Marchese che di testa, l'intervento di Vicchiarello, poi Duco, il colpo di tacco e a sorpresa arriva il pareggio del Pelletteria. 7-10 dalla fine, con un elegante colpo di tacco è arrivato l'1-1 di Claudia Brandolini. Spalle alla porta, prova con un numero a sperare, Vargiu non passa, ripartenza FFC, Vargiu per Marcon, la lascia passare per Cucu, Pucci, palla che è ancora buona, Cucu l'ha recuperata, Cucu, la palla entra, 2-1 a 4:27 dalla fine del primo tempo, il gol di Claudia Cucu a riportare avanti l'FFC. Falconi a gestire questa rimessa, gioca corta per Nayara sotto pressione di Gomez, lo scambio, un regalo a Gomez, il pallone va giù, intercetta, prova il dribbling, Gomez, la porta è vuota, qui scivolata Mendes ancora, poi tocchi, la palla sul palo, e alla fine arriva il gol del 2-2, tutto troppo facile per Gomez, a 2:51 dalla fine, un regalo dell'FFC in uscita dal pressing. Partita combattuta, Marchese spalla alla porta, la lascia lì per Marcon, a 1:14, segna ancora Bruna Marcon, 3-2 FFC che torna per la terza volta avanti. Protegge, prova a girarsi, attenzione alla ripartenza del Pelletteria con Brandolini, va da Duco e dopo 50 secondi della ripresa arriva il terzo pareggio del Pelletteria, la firma è quella di Carla Duco. Bruna Marcon in verticale, non passa, mette situazione di 2 contro 0, l'assist per Duco che in un minuto e mezzo la ribalta completamente a 18:24 dalla sirena. FFC 3, Pelletteria 4 con la doppietta di Duco in un minuto e mezzo. Si torna però da Diodato, non passa il pallone, Marcon in mezzo alle gambe di Pucci, tripletta per Bruna Marcon che pareggia per la quarta volta la partita. Palla buona per Mendes, avanza Mendes, prova la conclusione col sinistro, Filippo Mendes dalla distanza firma il 5-4, beffata Pucci che forse non ha visto partire il pallone. Possibilità di andare, Mendes si allarga, esce qui e arriva il fischio, arriva il fallo di Pucci e calcio di rigore. Parte Cucu, 6-4 FFC, la doppietta di Claudia Cucu per il più 2 delle cagliaritane. Qui la gestisce, passa Brandolini che va da Duco, scivolata, la riapre ancora Duco, 6-5, non finisce mai la... Maite, ancora la spagnola che trova il corridoio per servire Brandolini, 2 contro 1, Brandolini serve Diodato, 6-6 a 4 minuti esatti dalla fine della partita. Incontro ancora in parità con il pareggio di Roberta Diodato. Gasparini, Mendes, Marchese, d'angolo impossibile, torna avanti l'FFC 7-6 con Sabrina Marchese. Pallone buono per Duco col sinistro, il pallone di presto, palla per Gomez, la tocca Falconi, finisce la partita, suona la sirena.